Bentornati all'appuntamento con Milano Pavia News, edizione estate. I titoli di oggi. Ciclista travolta e uccisa a Milano, l'incidente probabilmente causato ancora una volta dall'angolo cieco di un mezzo pesante, è successo in Porta Romana, piazzale Medaglie d'Oro. Conta dei danni in Lomellina dopo l'ondata di maltempo, prime riaperture a Vigevano, comuni e privati alle prese con la modulistica per la richiesta di stato d'emergenza. Sgomberati gli ex bagni pubblici di via Esterle, zona via Padova a Milano, nell'area dove sorgerà la moschea. Lì vivevano una quarantina di abusivi, ma all'arrivo della polizia ce n'erano solo 7. Rimarrà Corsi col dentista sociale che serviva a prezzi calmierati diversi comuni dell'Interland, una battaglia vinta dopo le numerose proteste e la manifestazione di luglio. Sta per tornare a Pavia il set di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie sugli 883, ancora mistero sui luoghi in cui verranno ricostruiti gli anni 90 di Max Pezzali e Mauro Repetto. E siamo a raccontarvi ancora di un incidente mortale che ha coinvolto una ciclista a Milano. Le dinamiche sono tutte simili. È la quinta volta che succede quest'anno, un mezzo pesante che effettua una svolta dopo essere ripartito da un semaforo. Sull'asfalto c'è ancora il sangue di una giovane ragazza di 28 anni, travolta e uccisa da un camion nella mattinata di martedì 29 agosto, mentre era in sella alla sua bici. Si allunga la lista delle vittime della strage dei ciclisti a Milano. Da inizio anno erano state finora 4 le persone morte in seguito ad un incidente in bici, oggi la quinta. L'incidente è avvenuto fra Viale Caldara e Piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Porta Romana, intorno alle 10 del mattino. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale di Milano, la ragazza viaggiava alla sinistra del mezzo pesante ed era parallela al camion che si è fermato al semaforo. La vittima, con la sua bici, avrebbe sorpassato i mezzi fermi in coda in mezzo tra le due file di auto. Quando il semaforo è diventato verde, il camion sarebbe ripartito, probabilmente agganciandola e trascinandola sotto le ruote. Al momento sono allo studio eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza in zona per ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente. La strage dei ciclisti era iniziata il 1° febbraio, quando una 38enne ha perso la vita in Viale Brianza, nei pressi di Piazzale Loreto. Il 20 aprile, a morire, era stata una 39enne di fronte alla biblioteca Sormani. L'8 maggio, un 55enne è rimasto vittima di uno scontro in via Comasina. Il 22 giugno è morta una 60enne in piazza Durante. Anche sulla base di questa striscia di sangue, lo scorso luglio la giunta comunale ha deliberato, a partire dal prossimo 1° ottobre, l'obbligo di sensore di angolo cieco per i mezzi pesanti che vogliano circolare in area B dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni feriali. Purtroppo, dei primi accertamenti, sembra che nell'incidente di Porta Romana il sensore di angolo cieco non sarebbe stato decisivo nel salvare la vita alla ragazza. Comunque, gli agenti della polizia locale hanno denunciato il camionista, 54enne, per omicidio stradale. Maltempo: da sabato a oggi sono stati 450 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Pavia, 230 di questi a Vigevano. E proprio da Vigevano ripartiamo con il racconto. Buone notizie per i due grandi osservati o speciali di Vigevano per i danni del maltempo di sabato scorso. Il Duomo ha ricevuto l'ok per la riapertura. Dal distacco di lastre di rame dalla cupola non sono derivati rischi di ulteriori crolli. L'intervento di sostituzione richiederà del tempo, non fosse altro per il reperimento del materiale, ma intanto si può andare avanti senza la paura che piova dentro. Sistemati anche i coppi pericolanti sul lato verso via Roma, che è stata riaperta al passaggio, anche se una parte rimane transennata. Dall'altra parte della città, confortante sopralluogo eseguito sul tetto del Pala Elachem. A essere lesionate paiono essere solo le coperture dei macchinari per la ventilazione. Le infiltrazioni del tetto sarebbero riconducibili a dei tagli nella guaina di materiale plastico e le prime coperture di fortuna con dei teloni starebbero dando dei risultati confortanti. Ci sono speranze per poter avere la struttura a disposizione già per la partita dell'Olimpia Milano in programma mercoledì prossimo. Ottimismo anche per il regolare svolgimento dei concerti e dei prossimi giorni nel cortile del castello. I lavori di
ripristino sono ancora in corso, ma si conta di completarli nel giro delle prossime ore. Si attende inoltre che il privato proprietario del comignolo crollato in Piazza Ducale completi la rimozione delle macerie, che attualmente ostruiscono parzialmente l'accesso allo scalone d'ingresso al maniero. In queste ore in città si sta dando la priorità alla rimozione degli alberi caduti nei cortili degli asili, che saranno i primi a dover riaprire per poi passare alle scuole elementari. Occorrerà ancora tempo per sistemare il cimitero urbano di Viale Petrarca, che rimane chiuso, mentre hanno riaperto i cimiteri delle frazioni. Tantissimi gli alberi ancora da rimuovere lungo i marciapiedi dei viali e nelle abitazioni private. Riaperto il Parco Parri, seppure con forti limitazioni. Un grande albero caduto riempie di fatto buona parte dello stagno. Per il resto le aree verdi cittadine sono completamente interdette al pubblico. Saranno, per ragioni di priorità, l'ultimo posto in cui si andrà a intervenire, come del resto era successo anche a Milano un mese fa. E il paragone con Milano è il più calzante, anche secondo il sindaco Andrea Ceffa, che in tema di aiuti dal governo ha dichiarato: Vigevano e i suoi cittadini in questi giorni stanno facendo tutto da soli, lavorando senza mettersi a piangere. Questo però non vuol dire che non ci aspettiamo niente. Se Milano ha visto il riconoscimento dei danni con conseguenti aiuti pubblici, ha concluso, deve essere così anche per noi. Non solo Vigevano naturalmente, nel prossimo servizio ci occupiamo di altre località. Continuano i ripristini in Lomellina dopo i danni causati dal maltempo nel fine settimana del 26-27 agosto. Alle frazioni Belcreda e Molino di Isella di Gambolò, la luce è tornata lunedì pomeriggio nella maggior parte delle abitazioni, ma l'emergenza rimane per alcune famiglie costrette ancora al buio. Tra gli effetti del maltempo c'è anche una frana sulla strada verso la Belcreda, in direzione di Vigevano, dove la circolazione è stata interrotta al transito stradale. Ma ad essere colpito tra i danni del maltempo c'è anche il centro di Gravellona Lomellina. Il comune ha chiuso il parco Tre Laghi, dove si segnalano diverse cadute di alberi. Chiusi anche i parchi giochi per i bambini e il giardinetto del Moscatellino alla frazione Barbavara, mentre la piazzola ecologica sarà agibile solamente parzialmente il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Intanto 18 comuni lomellini coinvolti dal maltempo hanno richiesto alla regione lo stato di emergenza. A tal proposito, sia le pubbliche amministrazioni sia i privati hanno bisogno di comunicare entro giovedì 31 agosto quanti danni hanno subito dalla tempesta di pioggia e vento. A Gravellona, in municipio, è ora operativo fino alla fine del mese uno sportello per le segnalazioni di danni subiti da cittadini e aziende. Non si tratta di un modo per accelerare le richieste di rimborso, ma di una maniera per dare un'esatta quantificazione dei danni subiti dalla burrasca, i cui effetti si protraggono tuttora. Torniamo a Milano, questa mattina è stato effettuato uno sgombero agli ex bagni pubblici di via Esterle, zona via Padova, nell'area dove sorgerà una moschea. Occupati da 6 anni, nella mattinata di martedì 29 agosto è scattato alle 7 del mattino il blitz da parte delle forze dell'ordine per sgomberare gli ex bagni pubblici di via Esterle. Lo stabile di proprietà del Comune di Milano, che occupato da anni a seguito di regolare bando, è stato assegnato alla Casa della Cultura Islamica per la realizzazione di una moschea. I poliziotti carabinieri in assetto antisommossa hanno bloccato le vie della zona e hanno iniziato ad allontanare le persone presenti negli spazi di proprietà del comune. All'arrivo delle forze dell'ordine, 6 persone sono salite sul tetto, mentre altre 15 sono state trovate nello stabile, anche se pare fossero una 40 gli uomini che trovavano lì riparo. Una 60 di manifestanti, in buona parte riconducibili alle realtà antagoniste meneghine, sono invece assiepati all'angolo con via Padova, in solidarietà agli occupanti. Palazzo Marino a luglio aveva ceduto il diritto di superficie alla casa della comunità e ufficiosamente aveva concesso una proroga agli occupanti fino ad agosto per cercare di trovare una soluzione, che però non è stata trovata. Così martedì è scattato lo sgombero. Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, si pone il problema del ricollocamento, la regione lancia l'allarme e i centri d'accoglienza in Lombardia sono saturi. La Lombardia è satura di immigrati e la situazione dei centri di accoglienza ha raggiunto ormai da tempo il punto di non ritorno, lo afferma l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, che interviene nel dibattito sui centri d'accoglienza a Milano e in Lombardia. Un tema già sollevato la scorsa settimana dall'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, che aveva lanciato l'allarme di una situazione complicata sul fronte dei minori non accompagnati.
Palazzo Marino aveva chiesto al governo una presa di responsabilità, mentre ora da Regione Lombardia la Russa continua sostenendo che il nostro territorio ha già fatto molto e sarebbe davvero difficile farsi carico di nuovi arrivi. E ancora, come Regione siamo al fianco del governo che sta facendo di tutto per contenere il più possibile un fenomeno davvero complesso. Il problema va risolto all'origine, secondo l'assessore La Russa. Basta con le ipocrisie delle ONG e dell'accoglienza ad ogni costo. Sul tema ha detto la sua anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un a margine durante la presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Secondo Fontana, la Lombardia, come sempre, è la più generosa, la più disponibile a collaborare, è la prima che si mette in discussione. Secondo il governatore Fontana, la strada da percorrere è quella del dialogo, e cioè di parlare tutti insieme, comuni, regioni e governo, per trovare una strategia che consenta di creare le condizioni di sopportazione di questa situazione, ha detto Fontana, una situazione che inizia ad essere per noi decisamente difficile. Un'auto parcheggiata è andata a fuoco a Vigevano in corso Genova all'altezza dell'incrocio con via Rossini. Si sta indagando sulle cause dell'incendio. La vettura bruciata è un'auto di cortesia di una carrozzeria cittadina. Nel rogo non ci sarebbero stati feriti e non risulta che siano state intaccate dalle fiamme altre vetture nelle vicinanze. È periodo in cui gli studenti fuori sede cercano un alloggio. A Pavia, per gli universitari, aumentano le richieste e anche i costi. Oltre 300 euro al mese per una camera singola, 210 euro invece per un posto letto in una doppia. Sono i costi degli affitti per gli studenti universitari a Pavia, calcolati dall'ufficio studi del portale specializzato immobiliare.it. In città i prezzi crescono dell'8%, una conseguenza dell'aumento della domanda di alloggi. L'Università di Pavia, del resto, ha superato i 26.000 iscritti, un numero mai raggiunto prima. Anche l'UDU, il sindacato degli studenti, sta monitorando la situazione per aiutare chi è in difficoltà con la ricerca della casa. Nel corso di quest'ultimo anno, dalla relazione di immobiliare.it si può notare come ci sia stato un sensibile aumento dell'offerta, seppur dovuto alle dinamiche inflazionistiche c'è stato anche un aumento dei prezzi. Infatti si parla dell'8% di aumenti per le singole e addirittura del 17% per le doppie. Questo aumento è dovuto sicuramente ad una situazione economica non semplice per il nostro paese, anche se questo limita molto gli studenti, perché l'affitto è sicuramente quello che grava di più. Una nota dolente: per quanto Pavia abbia un sistema di collegi molto fornito, rimangono i posti in collegio che sono stati aumentati, ma nonostante questo sono già tutti pieni. C'è stato un boom di richiesta perché aumentano anche gli studenti. Comunque Pavia è una città che deve, tra virgolette, sopportare il peso di 26.000 studenti, di cui 14.000 fuori sede, e questo numero è destinato ad incrementare ancora di più. Nelle prossime settimane l'UDU aprirà anche uno sportello affitti in centro, un luogo dove poter dare informazioni precise agli studenti e dove spiegare loro come evitare situazioni spiacevoli, sia dal punto di vista dei contratti che per i pagamenti. Con l'aumento della richiesta di immobili, infatti, il rischio delle truffe è dietro l'angolo. Solo pochi giorni fa una studentessa aveva pagato oltre 700 euro di caparra per una stanza in affitto, scoprendo solo dopo aver spedito i soldi che la casa in realtà non esisteva. Per quanto riguarda gli affitti, sì, abbiamo notato nei nostri gruppi che c'è molto fermento, ci sono molte richieste da parte di studenti, ci sono molti studenti internazionali anche che chiedono casa qui a Pavia, che vengono a studiare a Pavia. Noi lavoriamo anche con gli studenti per trovare delle soluzioni contrattuali idonee, collaborando molto con il SUNIA, il sindacato degli inquilini, cercando di evitare le truffe in ogni modo e ad avere dei canoni adeguati, dei prezzi adeguati a quelle che sono le esigenze degli studenti. Una battaglia vinta, quella del territorio corsichese, contro il trasferimento del servizio di dentista sociale. Dopo le numerose proteste, ASST ha confermato che il dentista sociale rimarrà a Corsico. Il dentista sociale rimarrà a Corsico per servire i pazienti di tutto il sud Milano.
È stato scongiurato almeno per ora il rischio di un trasferimento di 2 anni o forse definitivo ad Arese e così i medici sociali potranno continuare ad operare a prezzi calmierati nella casa di comunità di Via dei Lavoratori. ASST Rodense ha scritto ai sindaci del sud Milano proponendo l'utilizzo di locali di loro proprietà in via Diaz così da renderli operativi nel giro di 4 mesi. La disponibilità della direzione generale è stata comunicata ai primi cittadini di Assago Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio, quelli più interessati al servizio di medicina sociale. L'azienda ospedaliera ha deciso che il servizio e le altre attività specialistiche ambulatoriali resteranno a Corsico, proprio nella struttura di via Diaz, che dovrà però essere riqualificata. I lavori dureranno qualche mese e la sede poi dovrebbe essere pronta entro la fine di quest'anno. I primi cittadini, dopo aver organizzato una manifestazione davanti alla casa di comunità di Via dei Lavoratori a Corsico prima delle vacanze, non possono ora che esprimere soddisfazione. La mobilitazione di amministratori e cittadini, oltre al dialogo e alla ricerca di soluzioni, ha dato i suoi frutti, ha dichiarato il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti. Per il primo cittadino di Corsico, Stefano Ventura, invece, i servizi di prossimità restano fondamentali e ora è importante vigilare affinché ciò che è stato scritto venga mantenuto e magari anche accelerando i tempi. Secondo il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, invece, è stato grazie al grande lavoro di squadra che si è riusciti a ottenere un importante risultato a tutela della cittadinanza del sud Milano, in particolare dei cittadini più fragili. Nel mese di luglio, infatti, i sindaci avevano formulato 3 proposte per l'utilizzo di spazi sul territorio e si erano anche impegnati per predisporre una navetta con costi a carico dell'azienda ospedaliera. Ora le amministrazioni del sud Milano continueranno a vigilare con attenzione per assicurare che i disagi vengano limitati ai prossimi mesi e al massimo fino alla fine del 2023. Una battaglia persa invece, quella per il salvataggio del glicine di Piazzale Baiamonti a Milano, dove verrà realizzata una costruzione destinata a ospitare anche il Museo della Resistenza. Da ieri pomeriggio è iniziato il taglio più importante. Non è bastato il maltempo a fermare i lavori per la realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza, che proseguono invece nel Piazzale Baiamonti a Milano. Nella giornata di lunedì 28 agosto, dopo solo 2 settimane di stop del cantiere, i comitati contrari all'abbattimento del glicine denunciano che gli operai avrebbero eseguito un taglio radicale dei tronchi al posto della semplice potatura promessa dal sindaco Sala. Con tante promesse di tutti questi anni di salvaguardare a Milano la biodiversità, il verde, il poco che è rimasto, il risultato è che ieri 28 agosto, nonostante piovesse, nonostante noi che abbiamo continuato a dire che questi interventi non li possono fare, sono arrivati e hanno tagliato la chioma, non hanno potato. Hanno tagliato la chioma e qui si può vedere che la chioma non c'è più. E ieri la domanda è: i nidi che erano là dove sono andati a finire? Comunque li hanno distrutti, quindi ci sentiamo presi in giro. Milano mi sembra che sta dimenticando un po' troppo che deve governare, non decidere al posto dei cittadini. A oggi si parla di salvaguardare la biodiversità e ne abbiamo bisogno e questa è comunque un'area di tutti, quindi diciamo lo sguardo di utilizzo o di parte sociale è quello di renderlo pubblico e fruibile a tutti e non che me lo vai a cementificare, perché i tigli andranno giù per i lavori che faranno sotto, quindi la loro VTA che noi abbiamo letto dice che gli alberi sono stabili ma dopo i lavori non lo saranno più e quindi li mettono in automatico in classe D da abbattere. È un po' surreale come cosa. Tagliando di fatti l'imponente chioma del glicine, i comitati temono per la sopravvivenza dei nidi di uccelli che vivevano all'interno. Non è possibile tagliare, potare alberi, arbusti, cespugli dal 1° di marzo al 30 di settembre. Perché? Perché sono presenti avifauna, piccola fauna selvatica e quant'altro. Pertanto una norma non prevede assolutamente alcuna deroga a meno che non ci siano ragioni urgenti di sicurezza. Queste ragioni vanno motivate dal comune. Il comune non ci risulta ci abbia dato nessuna relazione in materia. Per cui a tutt'oggi il comune, nonostante la violazione di legge di un regolamento che lo stesso comune come fonte del diritto ha emesso,
adesso continua e persevera, nonostante vi siano state manifestazioni da parte di tutti i cittadini riuniti nelle relative associazioni che contrastano questa condotta, che è una condotta illecita. In focolaio di peste suina a Zinasco ci sarebbero due indagati con l'accusa di non aver segnalato prontamente i casi. Prima in Oltrepò, poi in Lomellina. Due episodi in due diverse zone della provincia che fanno alzare la soglia di allerta. Preoccupa il nuovo focolaio di peste suina a Zinasco, dove già nei primi giorni di agosto si erano verificate morti sospette in un allevamento. Con il passare dei giorni, poi, la situazione si è fatta più grave. La scoperta del focolaio è avvenuta solo grazie alle verifiche di ATS Pavia. Un veterinario dell'Agenzia di Tutela della Salute, nel corso di un controllo, ha constatato la presenza del virus che, a quanto risulta, il titolare non aveva segnalato. Per questo motivo, la procura di Pavia ha aperto un'inchiesta, indagando l'imprenditore e un veterinario dell'azienda, con l'ipotesi di reato di avere provocato la diffusione della malattia. In tutti gli allevamenti della zona ora vige il divieto di movimentazioni in ingresso e in uscita. Nelle scorse settimane, tra l'altro, circa 600 suini erano stati inviati dall'allevamento di Zinasco in tre distinti macelli in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La movimentazione della carne è soggetta a registrazione e questo dovrebbe consentire di tracciare ogni passaggio a tutela della sicurezza alimentare. La peste suina africana, va ricordato, non è trasmissibile all'uomo né attraverso il contatto diretto con animali malati né tramite alimenti. È però un virus letale per i maiali che mette di conseguenza a rischio l'attività degli allevamenti lombardi. Solo pochi giorni fa il gruppo consiliare del PD in regione aveva chiesto una seduta congiunta delle commissioni agricoltura e sanità per affrontare l'emergenza legata alla peste suina. I consiglieri democratici hanno sottolineato che serve fare il punto della situazione sulla diffusione del virus e sull'efficacia delle azioni messe in campo finora. Un italiano di 41 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo aveva il suo quartiere operativo in un appartamento di via Fontanelli, zona Comasina, dove gli agenti avevano notato un continuo passaggio di persone. Durante il blitz, i poliziotti hanno trovato diversi panetti di hashish e marijuana per un totale di quasi 2 kg di droga. 8.000 euro in contanti sono inoltre stati ritrovati nei locali. Soldi e stupefacenti sono stati sequestrati, mentre 41enne, già arrestato in passato per spaccio, è stato messo in manette. La politica gambolese. Oggi c'è stato un consiglio comunale, ancora una volta frizioni fra alcune componenti di Forza Italia e la maggioranza. Non sono mancati fuochi d'artificio ancora una volta nel Consiglio Comunale di Gambolò, il primo convocato dopo la pausa estiva. Per la seconda volta consecutiva, la seduta ha respinto la proposta di intitolare una via o una piazza alla memoria dell'ex premier Silvio Berlusconi. Una proposta presentata dalle consigliere di Forza Italia, Elena Bologna e Mara Fabbrini, appoggiata anche da Elena Nai di Fratelli d'Italia, ma ancora una volta bocciata dal Consiglio. Alla base del no alla mozione, il poco tempo trascorso dalla morte di Berlusconi, deceduto lo scorso giugno, e la volontà di evitare strumentalizzazioni sulla figura dello statista, come sostenuto dalla maggioranza leghista guidata dal sindaco Antonio Costantino. Motivazioni che però non soddisfano il gruppo di Forza Italia, che durante la seduta ha presentato altre mozioni, tutte respinte. Non sono poi mancati motivi di tensione con il sindaco Costantino, che ancora una volta ha rimarcato il distacco col gruppo forzista, che rimane ancora in maggioranza. Ma Costantino ha ribadito che Bologna e Fabbrini non parteciperanno più ai lavori della maggioranza. Il consigliere Fabbrini e il consigliere Bologna non faranno più parte dei lavori della maggioranza. Da qui la bagarre scoppiata in consiglio, che scatenerà ulteriori polemiche. Voglio sottolineare che questa volta, ma anche la scorsa volta, il sindaco ha votato come l'opposizione. Fratelli d'Italia si è unito a noi nella mozione di Berlusconi per l'intitolazione di un luogo pubblico, mentre il sindaco, che comunque fa parte di una coalizione di centrodestra, ha votato in modo contrario. Lui non parla a nome della Lega, credo, parla a nome di se stesso e della sua maggioranza. Noi invece ci riteniamo parte di una coalizione politica, anche perché siamo in maggioranza, nessuno ci può dire di andare in minoranza, la democrazia è una cosa, l'oligarchia è un'altra. È questa la cosa che ci intristisce di più come politici oggi, perché è quello di portare avanti delle cose concrete per la cittadinanza, è quello poi che ci interessa di più.
È stata fissata la data dei funerali dell'ex sindaco di Garlasco, Pietro Francesco Farina, scomparso ieri all'età di 71 anni. Le esequie si terranno venerdì mattina alle ore 10 presso il santuario della Madonna della Bozzola. Si susseguono nel frattempo innumerevoli messaggi di cordoglio dalla cittadinanza e dalla politica locale, nel ricordo di un personaggio che ha segnato in maniera importante le vicende amministrative garlaschesi dei tempi recenti. Cordoglio anche dal mondo della scuola, che Farina aveva frequentato in qualità di insegnante di economia. Ci spostiamo adesso a Gaggiano per vedere i lavori in tema di viabilità. 2 milioni di euro sono i fondi messi a terra dall'amministrazione comunale di Gaggiano per i lavori pubblici di quest'estate, il periodo in cui tutti i comuni hanno sfruttato la chiusura delle attività e la diminuzione del traffico per aprire i cantieri ciclabili e parcheggi. Sono al centro di questi lavori, che includono anche gli ultimi interventi sulla viabilità del paese lungo il Naviglio. Stiamo investendo moltissimi euro, quindi circa 2 milioni di euro, intorno a tutto un progetto viabilistico. Abbiamo intenzione di creare una condizione per cui la via Cornicione sia poi conclusa dopo aver fatto la via Roma, la via 2 Giugno. Andiamo a concludere proprio il circuito di Gaggiano, creando appunto questa soluzione nuova nell'ambito della via Cornicione. Ci sarà una rivisitazione di tutta la via con un assoluto miglioramento, cercando di creare quelle condizioni utili a ridurre la velocità e a rendere anche molto più bella sul piano estetico questa via. A beneficiare di questi cantieri in futuro anche le frazioni di Gaggiano, oltre ai lavori di Bonirola. Infatti ci sarà anche un nuovo collegamento pedonale per la comunità di San Vito. La via De Gasperi avrà praticamente un investimento legato ad una pista ciclabile che finalmente permetterà di raggiungere il centro di Gaggiano e dal centro di Gaggiano anche la frazione di Bonirola. Questa è una delle situazioni che avevamo già affrontato in precedenza, andando a creare le condizioni che dopo la Leonardo da Vinci fino a Bonirola avevamo già appunto finanziato e costruito una pista ciclabile che adesso avrà il suo seguito fino ad arrivare al centro di Gaggiano. Così come riteniamo che sia utile anche creare a San Vito un passaggio che è pedonale, che è un tratturo che è già utilizzato da moltissimo tempo ma che non era mai stato valorizzato. Andremo anche lì a dare una pavimentazione nuova che sarà come valorizzare appunto questo piccolo passaggio per i cittadini della frazione di San Vito. Non sono ancora iniziate, non sono ancora state svelate le location, ma tra pochi giorni riprenderanno a Pavia le riprese della serie sugli 883. Le telecamere torneranno in città dall'11 al 16 settembre per girare altri esterni, come vengono ribattezzati in gergo. A Pavia ripartiranno presto le riprese per la serie TV Hanno ucciso l'uomo ragno, che ripercorre la storia degli 883, il mitico gruppo musicale composto da Max Pezzali e Mauro Repetto. La produzione aveva già lavorato in diverse zone del capoluogo tra il giugno e il luglio scorsi, soprattutto in centro storico. Il ponte coperto era rimasto chiuso al traffico per 3 sere, in modo da permettere di girare alcune scene. Altre riprese si erano svolte in Corso Garibaldi e in via Luigi Porta, ma anche nei pressi di Porta Calcinara. Al momento non si conoscono ancora i punti dove torneranno a lavorare gli attori, ma l'amministrazione comunale ha già concesso il patrocinio. In sostanza, la produzione non dovrà pagare l'occupazione del suolo pubblico e potrà accedere gratuitamente nelle zone coperte dalla ZTL, una scelta fatta dal comune in virtù del ritorno in termini di immagine che la città avrà grazie alla serie. Le 7 puntate sulla storia degli 883, dirette da Sidney Sibilia, dovrebbero uscire entro il 2024. Si tratta di un dramedy, cioè di un mix tra commedia e serie drammatica, che vede come protagonisti l'esordiente Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repetto. È tutto, vi lascio il resto della programmazione di Milano Pavia TV. Arrivederci.